Doppio disco da 320 mm con pinze Brembo Stilema, 4 pistoncini. Motore LC8 da 1301 cm3 con 180 cavalli e 140 Nm di coppia. Gommone posteriore 255-17 con un magnifico forcellone monobraccio. Display TFT da 5 pollici regolabile in inclinazione per avere una migliore visibilità e con capacità di personalizzazione anche dei singoli caratteri. Potete ingrandirli o rimpicciolirli a seconda di quanto ci vedete. Codone in monoscocca che fa risparmiare peso rispetto al vecchio modello insieme a tantissime altre componenti. Pensate, ben 200 grammi in meno per singolo cerchio, ma raffinatezza e ricercatezza estrema in ogni singolo dettaglio. Forcella anteriore completamente regolabile, precarico, estensione e compressione con escursione di 125 mm. Tre mappature di serie, Rain che taglia la potenza a 130 cavalli, Street e Sport e due in più col Track Pack, Performance e Track per liberare lo spirito. Non poteva essere altro che lei, la KTM Super Duke 1290 R2020, un mostro di potenza denominato dalla stessa KTM la bestia. Ma bando alle ciance, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video e saliamo subito in sella. Altro giro, altra prova. Oggi siamo con Niccolò, che è il mio fisioterapista a Susa, e proviamo la bestia, il KTM 1290 Super Duke R2020. Quindi colorazione secondo me tra le più belle, guardate quanto è massiccio lo scarico, insomma la bestia, vediamo se incuterà tutto questo timore. Saliamo subito in sella, opla, impostazione bella sportiva, check sound, risvegliamo la bestia. Allora, è la prima volta che salgo sul KTM 1290 Super Duke R, vediamo, metterò un contatore per gli urletti, vediamo se questa moto è davvero così terrorizzante come si dice, oppure se è una cosa gestibile anche per uno come me che sì, ha tre anni che vado in moto, ma un po' di cacchette, ma non ho poi tutta questa esperienza, soprattutto è la prima volta che guido una moto con potenze superiori ai 180 cavalli, anzi qui siamo proprio a 180 cavalli tondi. Scaldiamo bene le gomme, ricordiamo che abbiamo delle Michelin Power Cup 2, quindi una gomma quasi pista strada, bella aggressiva. Adesso siamo in mappa street, devo dire che l'erogazione è molto docile. Iniziamo subito con la posizione di guida, ragazzi, è una sportiva senza semimanubri, siete belli caricati in avanti, molto di più rispetto alla sorellina minore, la 890R che avevo provato, e però devo dire che non risulta così scomoda. La frenata è impressionante e ovviamente però non risulta così scomoda. Tra l'altro è una delle pochissime Hyper Naked che permette di portare un passeggero, perché la sella dietro comunque ha una bella porzione. Ci vuole un po' di concentrazione per guidarla, però devo dire che questi sono i primi metri ciclista che faccio, devo dire che è abbastanza intuitiva, non è così spaventosa come pensavo. È ovvio che è decisamente diretta e che l'apertura del gas è davvero brutale, e siamo, ricordo, in mappa street, non siamo in mappa sport. Adesso giusto il tempo di prendere un po' di confidenza. Abbiamo un'elettronica da veramente prima della classe, perché c'è antimpennata, controllo di trazione regolabile su 9 posizioni diverse e possibilità di regolare il freno motore e l'ABS, insomma possiamo cucircela addosso. È una moto che di serie ha tre mappature, quindi Rain, Road e Sport, ma con il Tech Pack si aggiungono due mappature aggiuntive, la Performance e la levatevi tutti che arrivo, siete fuori dai limiti in men che non si dica con questa moto. Vediamo
incredibile. Non me l'aspettavo così facile, molto intuitiva, molto facile. Facile. Diciamo che si fa guidare e che i controlli fanno il loro, però a sentire i proprietari si sente decisamente il lavoro svolto nell'ottimizzazione del telaio. Telaio che è più leggero rispetto a quello della generazione 2.0 e soprattutto più rigido, quindi dà parecchia più direzionalità. Ci si stanca a guidare questo mega cappone. Dicevo, dà parecchia più direzionalità proprio perché la maggiore rigidezza te la fa sentire di più per quanto riguarda la guida. Tornantino col cappone, sono un po' avvitato, me ne rendo conto, è incredibile la spinta che ti dà. E considerate che non l'abbiamo ancora spinta. Allora, facciamo questa operazione della morte e mettiamo in modalità track. I blocchetti devo dire che sono abbastanza intuitivi, vedete c'è la possibilità di regolare la risposta del corpo farfallato, la funzione antimpennata, il launch control, perché ovviamente questa è una moto pensata per l'utilizzo stradale, e sì, in track è completamente un'altra roba. Ecco, in track esce la bestia, che prima era abbastanza domata. E ovviamente possiamo pure disinserire il traction control per esibirci in deraponi da straccio di licenza. Adesso compiamo questo sorpasso ai danni. Incredibile. Ti fa andare a velocità folli senza però intimorirti. Mi aspettavo molto molto peggio. Sì, comunque è una sportiva, eh. A livello di posizione di guida è proprio una sportiva. Il quick shifter è impressionante perché tanto è sportivo e diretto, ha una corsa molto corta per cui ti basta davvero una piccola scalciata per farlo entrare in azione. Anche i blip in scalata funzionano davvero bene, ma soprattutto quello che è impressionante è la frenata. Devo dire che i dischi Brembo da 3,20 mm abbinata alla pinza Stilema rallentano questa moto, in men che non si dica. Ti devi aggrappare di più quando freni, anzi ti devi aggrappare sia quando freni per non farti ribaltare in avanti, sia quando acceleri. Il motore LC8 ovviamente è il grande protagonista, ricordiamoci che ha 140 Nm di coppia e 180 cavalli, quindi davvero una potenza micidiale. Guardate quanta strada è in grado di recuperare. Adesso qui non capisco se c'è l'asfalto bagnato. Mamma mia ragazzi, è una moto che ti strappa le braccia. Mi sento un po' rigido. Wow, tornante. Mamma mia. Allora, impostiamo bene queste due curvette. Sì, è una moto che ti fa andare ad una velocità spaventosa, ma che risponde ai tuoi feedback davvero in maniera direttissima. Incredibile, oh. Incredibile. Ovviamente non voglio lanciarla e quindi mi riservo di magari fare una moto che comunque per strada ti fa divertire. Non pensavo, piccola scodatina magistralmente gestita dal controllo di trazione. Vedete qua inizia ad essere un po' più umido e quindi rallentiamo il ritmo per fare le valutazioni finali. Siete sempre costantemente sopra i limiti, è una roba allucinante. Allora, pensavo molto peggio a livello di
brutalità. In realtà è una moto che ovviamente dà le sue soddisfazioni e non è assolutamente per neofiti, perché la guida è quella quasi tipica dei semimanubri, quindi spingere tanto e fare tanto controsterzo. È una guida abbastanza fisica, infatti un po' mi sono stancato. Bene, ci mancava solo questa nuvoletta di nebbia per la prova di questa bestia. Allora, diciamo che il comportamento e l'indole di questa moto sono stati abbastanza mitizzati nel corso degli anni, dai vari video, dalle varie modifiche, dai vari youtuber. KTM secondo me ha fatto un gran lavorone. Non vi sto a dire tutte le specifiche perché le sapete, le conoscete anche meglio di me, però ha reso la bestia guidabile, ha reso la bestia confortevole, intuitiva e devo dire piacevole. È una cosa che non mi aspettavo. È vero, ci sono delle vibrazioni, è vero, la seduta è sportiva, è vero, se giri la manopola del gas ti strappa assolutamente le braccia, ma in ogni caso è una moto che permette di avere una fiducia tale, cioè senti esattamente tutto ciò che succede sotto le ruote. Bellissima, davvero una bella moto. Pensavo di uscirne più terrorizzato. Davvero davvero bella. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa bestia. Proviamo una sparata. Wow. Quando arriva ai 7000 giri inizia letteralmente a strapparti le braccia. Facciamo questa sequenza di curve che mi piace tanto. È estremamente intuitiva. Non pensavo neanche di guidarla così in scioltezza. Questi sono assolutamente i primi metri che faccio con questa bestia. Incredibile. Incredibile davvero. Chapeau a KTM, gran moto. Capisco perché è una delle più affascinanti del settore e una anche delle più minacciose, perché l'estetica è assolutamente minacciosa. E ad ogni modo, dentro questa moto si nasconde forse un pensiero docile. Bella bella, davvero bella. Sì, non voglio più fare i test ride scientifici e dirvi numeri, robe e quisquilie che tanto non ci interessano più di tanto, perché i freddi numeri non comunicano niente. Cioè 180 cavalli possono essere assolutamente un numero terrificante, quando in realtà è una moto che puoi guidare ovviamente con il dovuto rispetto, ma che ti mette comunque a tuo agio. E con cui divertirti alla grande non solo per strada, ma ovviamente anche in pista. Bella bella bella. Vabbè, poi vi parlo che il serbatoio è molto stretto, sembra una biciclettina, dal vivo è molto più piccola di ciò che sembra in foto. Anche perché sembra quasi un 8,90. Devi capire, studiare bene il motore per capire che si tratta poi di una 1290, altrimenti neanche lo diresti. Prezzo da nuova 19.500 euro, a cui si aggiungono i 1.000 euro del tech pack. Proviamo una sparata. Incredibile, incredibile, incredibile. Mamma mia, bella bella bella, mamma mia. Bisogna provarle le moto. Bene, direi che con questo splendido panorama ci possiamo salutare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di The Beast, soprattutto in merito al suo design.
Insomma ragazzi, queste sono le mie sensazioni di guida su questo Cappone 3.0. cambia tantissimo rispetto al 2.0, dalla posizione di guida alla ciclistica, alle prestazioni, all'erogazione, all'elettronica. Non è un mero restyling, ma è una moto completamente nuova. Spero di avervi trasmesso le mie sensazioni di guida. Ovviamente non sono un pilota professionista, non ho parlato di tanti piccoli aspetti. Consumi, sì, consuma tanto, con 16 litri, se avete un passo allegro fate circa 200-180 km con un pieno, sospensioni regolabili, bel feedback, vibrazioni, sì, ci sono, è un bicilindrico da 1300 di cilindrata, per cui qualche vibrazione c'è, ma ripeto, è tutto fatto per farti divertire, e per farla andare forte ce ne vuole. Non credo che con una singola uscita riuscite proprio a capire bene il mezzo, ma spero di avervi dato almeno la curiosità di andarla a provare. Se siete proprietari, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quali sono i vostri feedback, cosa si potrebbe migliorare, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!